abbiamo voluto costruire uno spazio ibrido dove da una parte c'è, diciamo, uno spazio anche di emozione legato al pianeta, al tema della biodiversità, al tema del cambiamento climatico, alle altre specie, quindi sì, anche proprio di creazione di empatia. Dall'altro c'è strumenti di conoscenza, abbiamo tutto questo è animato anche da tre biologi marini e abbiamo un programma con le scuole genovesi e il pomeriggio questi stessi spazi sono visitabili dai singoli cittadini, tutti i pomeriggi compresi i sabati, le domeniche e i festivi, perché questo vuole essere un luogo della città. È anche un luogo dell'impresa e della ricerca, no? Noi vogliamo non solo, come si diceva un tempo, sollevare i problemi o creare diciamo, consapevolezza o conoscenza, ma anche far intravedere soluzioni. E anche perché il nostro compito è un compito, diciamo, legato allo sviluppo economico, supportando un nuovo paradigma che è quello diciamo, di far crescere soluzioni che siano adottabili dalle persone, dalle città, dai territori, che si possano sviluppare, che siano in filiera e che ci consentano, diciamo, di ridurre la nostra impronta sul pianeta, in particolare sul mare. C'è un'alleanza molto forte con la scuola, l'USR è nostro partner insieme all'università e questo, diciamo, è ciò che succede al mattino. Gli stessi spazi al pomeriggio, come dicevamo, sono visitabili dai cittadini singoli o anche per loro abbiamo dei laboratori, ci si può prenotare sul nostro sito se si intende frequentarli, altrimenti si può entrare liberamente. Nello specifico, nel concreto, questi laboratori come si svilupperanno e che cosa potrà, diciamo, imparare il cittadino che vorrà, diciamo, venire qui appunto a sperimentarli? E le attività sono qualcosa che si costruisce insieme, quindi non si tratta di lezioni frontali e si potranno fare delle attività ludiche insieme agli animatori e avranno una durata di 30 minuti e si potrà arricchire il bagaglio delle conoscenze appunto sull'ambiente marino. Siamo all'interno dell'Inspiration Room, una sala estremamente immersiva. La finalità, lo scopo di questo ambiente? Sono delle opere d'arte create digitalmente e ci raccontano del mare e delle altre specie, no? L'idea è noi siamo una specie molto importante, ma siamo parte della natura, del creato, e quindi è, come dire, una sala anche di riflessività, di ispirazione, che poi ha bisogno di essere accompagnata dalla conoscenza e anche ha bisogno di essere accompagnata dall'iniziativa, dalle soluzioni, dal cambiamento, però questo è un luogo caratterizzato soprattutto dalle emozioni. Questi sono spazi di studio ma anche di convivialità, studiati per, anche in questo caso, sempre per i giovani. Sono studiati per i giovani, poi non è che chiediamo la carta d'identità, ma il senso è questo, si arrivano con i loro portatili e vengono qui a studiare e a lavorare. C'è anche il book crossing? C'è il book crossing e ci sono anche diversi libri in consultazione, sempre tematici, legati ai temi del mare, legati ai temi dell'imprenditorialità sostenibile, eccetera. Questa sala è la sala Renata Fonte, che è una vittima di mafia. E questo è un tema di mafia legata all'ambiente, tra l'altro. Ci sono state delle iniziative di Libera con Libera in questa sala. È una delle sale dove nei giri della memoria, nelle azioni territoriali di Libera, ci sono iniziative. Si è pensato anche al baby pit stop, c'è un fasciatoio, c'è tutto quello che serve alle mamme. È un piccolo spazio, però adeguatamente accogliente, speriamo, e attrezzato. Molto interessante, l'abbiamo detto anche prima, questo aspetto, diciamo, di un ambiente ibrido del Blue District, in particolare del Village, e cioè la commistione tra l'attività di divulgazione scientifica legata al mare
è anche quella, diciamo, legata al territorio, quindi all'apertura del territorio, un posto che è aperto. È importante l'interazione con il quartiere, appunto. Sì, noi siamo una funzione cittadina perché presidiamo l'innovazione, presidiamo il cambiamento, lavoriamo con soggetti di ricerca come l'IT, il CNR, l'università, poli di trasferimento tecnologico, ma vogliamo essere anche noi a pieno titolo nel territorio. E questi spazi anche aperti sono l'occasione, come dire, di creare osmosi, di creare collegamenti. Questo è uno spazio appropriabile anche dai residenti.